Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Caprarola. Caprarola, un paese dell'area dei Cimini, fa parte del territorio della Comunità Montana, dove attorno ai Monti Cimini 10 paesi in qualche modo si affacciano sul lago, che è il lago di Vico. Una bellezza della natura, anche come territorio, un territorio SIC ZPS, cioè sito di interesse comunitario e zona a protezione speciale. Perché venire a Caprarola? Sicuramente Caprarola, tra tante altre situazioni, riesce a mettere insieme la ricchezza di un patrimonio artistico-culturale, come alle mie spalle potete vedere Palazzo Farnese, uno tra i gioielli più belli del Rinascimento italiano. In più un territorio che ancora è salvaguardato dal punto di vista ambientale, come dicevo prima, Lago di Vico, e poi perché ci sono migliaia e migliaia di ettari coltivati alla nocciola. Caprarola è conosciuta in tutto il mondo per essere la patria della nocciola. Qui veramente c'è il know-how più importante d'Italia per la produzione di una qualità, di alta qualità della nocciola. E quindi si riesce ad abbinare la bellezza storico-artistica insieme anche a quella che è un percorso enogastronomico, girare all'interno dei borghi e gustando anche dei buoni piatti. A Caprarola insiste la scuola alberghiera, l'istituto professionale per i servizi alberghieri, l'unica in tutta la provincia di Viterbo, e quindi da qui escono decine e decine di ragazzi che fanno della professione della ristorazione il loro mestiere. Quindi veniteci a trovare, vi aspettiamo a braccia aperte, perché può essere veramente il paese del weekend, dove assaporare i buoni prodotti, i piatti tipici e la bellezza di un territorio dal punto di vista ambientale e dal punto di vista storico e architettonico. Benvenuti a Caprarola. Le prime notizie storiche del borgo medievale le troviamo a partire dal 1215 in una pergamena conservata presso l'archivio Orsini di Roma. In tutto il periodo medievale Caprarola è stata, diciamo così, oggetto di dispute tra varie famiglie, principalmente tra i Di Vico e gli Anguillara, proprio per un discorso legato a, dal punto di vista politico. In seguito poi la Chiesa concesse come governatorato Caprarola ai Riario della Rovere e poi in seguito nel 1521 ai Farnese. Per quanto riguarda il paese, il nipote di Papa Paolo III, il cardinale Alessandro Farnese, fece progettare al Vignola un viale che conducesse proprio al palazzo, e quindi il Vignola progettò una via centrale sopraelevata. Infatti la via che noi percorriamo poggia su delle arcate, su dei ponti. Per collegare il centro storico medievale con il nuovo paese, le nuove abitazioni e la nuova via che il Vignola appunto realizzò
per conto dei Farnese, escogitò vari sistemi come appunto dei sottopassaggi, delle scalinate che salgono e scendono, e lungo questa via troviamo degli edifici di pregio da un punto di vista architettonico e storico-artistico. Oltre a questo, Caprarola è molto importante per una serie di opere d'arte che sono contenute all'interno delle proprie chiese, in particolare della Chiesa della Madonna della Consolazione, che contiene appunto degli stucchi pregevoli, degli affreschi importanti degli inizi del Seicento ad opera di Giuseppe Bastiani da Macerata, e delle tele di origine caraccesca, una diciamo scoperta di recente, proprio attribuibile direttamente al caposcuola Annibale Carracci, e poi altre tele attribuibili ai suoi diciamo così seguaci. Questa chiesa è un gioiello per quanto riguarda il comune di Caprarola, perché ha un soffitto a cassettoni in legno dipinto con delle statue raffiguranti dei santi francescani, perché questa chiesa era una chiesa custodita appunto dall'ordine dei francescani, dei frati minori, ed un portale molto importante intarsiato. Palazzo Farnese di Caprarola è senz'altro una delle realizzazioni del tardo Cinquecento più importanti del Rinascimento italiano. Fu realizzato a partire da Alessandro Farnese, che poi diverrà Papa con il nome di Paolo III, che affidò appunto la realizzazione di questo palazzo fortezza ad Antonio da San Gallo il Giovane. Ma in realtà quello che oggi vediamo nel suo complesso architettonico con i suoi giardini furono realizzati più tardi dal nipote di Paolo III, il cardinale Alessandro Farnese, anch'egli un omonimo, che divenne uno dei cardinali più importanti della scena sociale e politica italiana, e poté disporre di grandi possibilità economiche, tanto da poter realizzare proprio qui a Caprarola l'epicentro, il palazzo che divenne non più Palazzo Fortezza ma Palazzo Villa, realizzato anche con un compendio di giardini, affidandone nella realizzazione al Vignola. L'architetto, il Vignola, accompagnato da uno stuolo di artisti, tutti gli artisti dell'epoca, i fratelli Zuccari, poi Jacopo Bertoia, realizzarono anche un importantissimo apparato decorativo. Il palazzo peraltro è uno dei complessi maggiormente mantenuti, abbiamo gli apparati decorativi pressoché integri, quindi davvero una perla preziosa.
Sicuramente il palazzo ha delle particolarità che lo rendono, direi, unico nel panorama dell'architettura di quel periodo. Intanto la sua forma geometrica, appunto il pentagono con il cerchio iscritto, la bellezza e l'armonia di alcuni apparati architettonici. Basti pensare al cortile o alla scala reggia. Tutti noi conosciamo le immagini della scala reggia perché è veramente un elemento architettonico e decorativo di grandissimo impatto visivo. Altra particolarità delle sale bellissime, come la sala del mappamondo, che era una vera novità all'epoca. Possiamo vedere il mondo come era conosciuto all'epoca. Sulla scorta della sala del mappamondo qui a Palazzo Farnese fu realizzata anche la sala delle carte geografiche in Vaticano, quindi veramente un elemento di grande novità. Il cardinale dimostrava anche con questo di essere assolutamente all'avanguardia, di conoscere tutto il mondo che allora era conosciuto. Siamo ormai diversi decenni dopo la scoperta dell'America, naturalmente nella sala manca l'Oceania perché non era stata ancora scoperta, ma è sicuramente uno degli ambienti più affascinanti di tutto il palazzo. Un altro elemento molto importante è il compendio di giardini. Come tutte le ville, nel tardo Rinascimento nascono queste ville nell'area laziale, impostate un po' riprendendo anche gli stilemi dell'architettura ellenistica, quindi impostati su terrazzamenti. E noi abbiamo qui, nati proprio nel progetto originario, i due giardini gemelli, che sono parte di questo disegno geometrico così preciso e affascinante, un pentagono con un cerchio iscritto, e sui due lati interni, quelli dedicati appunto alle parti più intime, agli appartamenti privati, nascono i giardini gemelli, una parte il giardino d'inverno e il giardino d'estate, perché naturalmente anche l'esposizione, il poter godere del clima, dell'aria, era uno degli elementi importanti degli apparati di villa. Più tardi venne realizzato, nei decenni successivi, con il cardinale Edoardo Farnese, i giardini alti, una serie di giardini nati su terrazzamenti che sviluppano tutta quella progettualità che nel tardo Cinquecento in tutte le ville del Lazio prende il via, quindi nascono le scale d'acqua, i sistemi di terrazzamenti con le fontane che fanno da muro di sostegno, ma nicchie, acqua, i giochi d'acqua, quindi approfittando del sistema a caduta, questo sistema di fontane che si sviluppa dal giardino dei fiori, che è nel punto più alto, con epicentro la casina del piacere, e poi attraverso la scala d'acqua giunge fino ai giardini bassi. Thank you.
Andiamo a presentare le fettuccine alla nocciola, un piatto tipico dei nostri prodotti locali che viene fatto con farina di nocciole, farina 00 e uova. Le buttiamo, nel frattempo abbiamo preparato già un ragù bianco di coniglio, lo mettiamo in padella. Come tempo di cottura hanno pochissimo perché è un prodotto fatto fresco. Nel frattempo abbiamo preparato un cestino di parmigiano che ci adeggiamo sopra le fettuccine alla nocciola. Ecco come si presenta alla fine il nostro piatto. Con un piatto del genere abbiamo pensato di abbinarci un Cabernet Sauvignon e misto a Merlot. Thank you.